scelto questa situazione proprio perché avevo voglia di qualcosa di diverso per la mia azienda, volevo qualcosa di nuovo, mi rendevo conto di non essere forse completamente al passo con i tempi, che avrei sicuramente potuto raggiungere diversi risultati. Ho fatto diversi tentativi, ma niente di così eclatante come mi aspettavo. Grazie a un amico, mi ha fatto sapere della vostra esistenza, un amico di cui avevo particolare fiducia, ho deciso di conoscervi e devo dire la verità, è stato nell'incontrarvi che ho maturato velocemente l'idea di conseguire questo risultato, di iniziare questo percorso, proprio perché ho sentito dentro di me che poteva essere la volta giusta. Non ti so dire esattamente oggi perché, ma questa è stata la mia sensazione, pur avendo avuto esperienze già in passato, insomma. Da questi due giorni mi aspetto ovviamente dei risultati per me, dei risultati di conoscenza, non solo per questo frangente in particolare, che per me è particolarmente delicato e molto importante, ma anche proprio per una struttura, un percorso da seguire, spero per un bel po' di tempo, per potermi posizionare sempre meglio, perché il desiderio di ovviamente di fiorire e di lavorare nella realizzazione è molto forte. Credo che almeno nel mio campo, ma nel campo di molti altri, i social siano effettivamente il futuro, siano all'avanguardia, e spero di essere abbastanza all'avanguardia per poter avere degli ottimi risultati. E quindi insomma l'ansia c'è, ma il desiderio supera sicuramente questa sensazione, la voglia di fare sicuramente supera la paura e ho voglia di iniziare il percorso. Ok, il funnel è stato lanciato, siamo in trepida attesa, è stato un bellissimo percorso, un bellissimo prodotto spero, è stato molto divertente, molto entusiasmante il percorso e soprattutto è servito anche come lavoro introspettivo per conoscere meglio se stessi, conoscere meglio ciò che richiede il pubblico, conoscere meglio anche il prodotto che andiamo a proporre, quindi assolutamente consiglio a tutti voi di creare qui il vostro funnel.